nubifragio nelle Marche, esondati torrenti, strade come fiumi e famiglie evacuate. È il giorno della conta dei danni tra la rabbia e lo sconforto di chi ha subito danni ingenti. È stata una vera e propria alluvione, però avevamo già le cose sul pallet, però abbiamo perso abbastanza, diciamo tutto, quasi tutto. Conservate gli scontrini in caso di risarcimenti dello Stato. L'appello ai cittadini del vice sindaco Cristian Fanisi, che attribuisce ai fossi il problema degli allagamenti. ASET SPA attiva un servizio straordinario di ritiro dei materiali rovinati da acqua e fango. Scopre la figlia incinta e va a cercare con l'ascia il futuro papà, operaio arrestato a Macerata per tentato omicidio e atti persecutori. Controlli antidegrado vicino ai supermercati. Ad Ancona il questore firma due fogli di via e un provvedimento di espulsione. In 22 avevano già precedenti di polizia. Vaccini, il Codma senza volontari rischia il trasferimento a Marotta. L'assessore regionale alla protezione civile Stefano Guzzi fa chiarezza e annuncia un incontro previsto per domani nel comune di Fano. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. In primo piano il maltempo che ha colpito le Marche, in particolare le zone di Marotta e di Fano Sud. Acqua e fango hanno invaso le strade, i garage e gli esercizi commerciali, provocando chiusure e allagamenti. Nel servizio di apertura vi faremo vedere che cosa è successo e soprattutto vi faremo sentire la testimonianza e l'esasperazione di chi ha rischiato la vita o ha subito danni ingenti. Il servizio di Letizia Marchionni con le immagini di Giacomo Vitali. Era pieno di libri, quadri, perché io dipingo, la cucina, tavoli, c'era di tutto. Io lo tenevo proprio come cantina, no? Tutto a buttare via. Tutto distrutto. Rabbia, desolazione e sconforto sono caduti sui residenti di Fano Sud e Marotta Nord assieme alle forti piogge che questa notte si sono abbattute su tutta la provincia pesarese. Gli episodi più critici si sono verificati a sud del fiume Metauro, dove tra sottopassi allagati e acqua mista fango che ha invaso le strade come la statale Adriatica era difficile circolare. E dalle strade diventate veri e propri fiumi in piena, l'acqua è entrata nei garage e nelle case dei residenti di Torrette e Ponte Sasso di Fano, dove si è temuta l'esondazione di Rio Crinaccio. Qui in via Motta i residenti tra secchie e pompe hanno tentato tutta la notte e tutto il giorno di ripulire i garage sommersi dall'acqua, cercando di recuperare ciò che la pioggia non ha distrutto. È venuta una bomba d'acqua dalla nazionale, no? Da qui, la nazionale ha fatto un desisto. Addirittura rimanevo bloccato perché in 3 secondi l'acqua si è alzata e io rimanevo bloccato. Lei in quel momento dov'era? Lì dentro. Era dentro i garage? Lì dentro a tirare fuori la moto. Tirato fuori la moto, ho fatto in tempo a tirarla fuori, in 3 secondi una bomba d'acqua è arrivata 1,50 m in 3 secondi, per cui siamo qui a ripulire e adesso vediamo il da fare. Adesso cercheremo di salvarlo, ho salvato una moto di 30.000 euro e il resto, le macchine erano già fuori e tutto è rimasto lì dentro, perciò vediamo più avanti cosa succederà, sperando che qualcuno provveda a sistemare questo canale, questo fosso, perché veramente è un casino per tutti, insomma, ecco. È venuta su tutta dalla strada, capito? Allora dalla strada fino a lì la gente non passava più le macchine e dalla strada veniva tutta su e andava sul campo. L'è arrivata anche nel terrazzo là? E quasi sul terrazzo, sì sì, c'è niente da fare, e vedi, lì sto lavando, guarda, si vede che è macchiato, io non ne posso più, guardi. È da pranzo che non mangio più, nel pensiero e la paura. Il maltempo ha colpito duramente anche Marotta Nord. Anche qui acqua e fango hanno invaso le strade, alcune delle quali sono state chiuse perché impraticabili. Disagi e danni ingenti anche per negozi, esercizi commerciali e bar. È una bomba d'acqua, un giro di mezz'ora è tutta l'acqua dappertutto. Non è successo in 30 anni, è la prima volta che capita una cosa così. Si è allagato 3 volte, ma non dentro al locale, è andato sempre lì, vicino a un limite, insomma, ecco, c'è una porta, ma dentro ormai non c'è mai niente. Questi danni, siamo chiusi, mancati in casso, l'acqua sporcata dappertutto, ha rovinato qualche scaffale, ha rovinato gli immobili. Una situazione critica? Esatto, sì. Danni ci sono, migliaia di euro, però insomma, costano qui giorni e notte. L'acqua è entrata fin dentro al bar. E all'inizio prendeva da sotto al marciapiede,
Poi è iniziata ad alzarsi di più l'acqua e è entrata fino a dentro al bar. Ogni volta che continuavano a passare le macchine entrava sempre di più. Ha preso tutto il bar, infatti oggi purtroppo siamo chiusi e continuiamo a pulire. Ha fatto un po' di danni, che non ce l'aspettavamo. Pioveva normalmente, solo che dopo ha iniziato a piovere di più, anche dalle fogne è uscita tutta l'acqua. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno aiutato i residenti a drenare l'acqua da garage e abitazioni. In via Ferrari e in via Rovani, a Marotta Nord, i residenti si sono dati da fare con secchi, tubi e badili, aiutandosi anche tra vicini. Non sapevamo che sarebbe entrata così tanta acqua. Cioè, noi ci siamo già organizzati con tavole, con sacchi di sabbia, ma non eravamo preparati a questo. Si parla comunque di danni ingenti? Danni, sì, sì, soprattutto perché è entrata dentro il muro, quindi sta continuando a uscire acqua dal muro. Tutte le cose che vedete sono da buttare via perché sono piene di fango, piene di detriti. Questa non è la prima volta che capita? No, è la quarta che fa danni. La prima volta è entrata fino a un metro di altezza, le altre volte, due volte, è entrata fino a 10-20 centimetri. Questa volta è arrivata fino al soffitto quasi. Sì, c'è tanta gente, che anche amiche che abitano lontano da qua, che mi hanno chiesto se possono venire a dare una mano, quindi c'è tanto aiuto, tanto sostegno da parte dell'intera comunità. È una zona questa dove ogni tanto succede, è quello il problema. Perché questa qui, con i lavori che non ha mai fatto a Fano, questa zona, soprattutto quando hanno fatto la terza corsia dell'autostrada, ogni volta che c'è un acquazzone questa strada qua diventa un fiume. Infatti tutti noi siamo attrezzati con delle tavole per passare, ma ieri sera l'acqua era troppa, l'acqua era un disastro proprio. Qui c'era un fiume che scorreva velocissimo, alto 30 centimetri la strada. Quindi ha riempito tutti gli scantinati, siamo tutti pieni, tutti. Purtroppo noi dobbiamo sempre sperare che non piova come ha piovuto ieri sera, perché è un macello. Qui il sistema fognario non tiene, l'amministrazione comunale già lo sa, tant'è vero che hanno anche previsto dei lavori, hanno già cominciato a fare anche altri lavori, però d'altronde quando arrivano queste bombe d'acqua è un disastro, proprio un disastro. Auto sommerse dal fango, letti che galleggiano. In un'abitazione l'acqua ha sfondato le finestre, riempiendo la camera dei bambini, fortunatamente vuota, la sera dell'allagamento. Purtroppo l'acqua ha sfondato le finestre ed è arrivata fino al soffitto, passando per i garage, quindi 2,5 metri d'acqua. E per pochissimi centimetri da questa scala si va in casa. La cosa drammatica è che qui solitamente ci giocano i bambini, se fosse successo di notte sarebbe stato veramente una tragedia. Con la bomba che c'è stata non so se ci sarebbe stato il tempo di evacuare, quindi una situazione da prendere in mano. C'è anche chi a causa degli allagamenti ha rischiato la vita e chi ha subito danni ingenti, perdendo quasi tutto. Mi trovavo sotto nell'autorimessa con mio figlio per cercare di portare sulle autovetture. È arrivato un fiume improvviso, infatti ha tolto e spezzato la barriera che avevamo qui, l'acqua è arrivata giù, ha trascinato indietro la Jeep perché stavo salendo col mio fuoristrada e ha scardinato i box che ci sono dietro. Quindi è stata di una violenza inaudita e l'acqua potete vedere voi da dove è arrivata. Praticamente poi abbiamo perso tutto, macchine, moto, tutto quello che c'era lì sotto. Io sono scappato dall'abitacolo che ormai avevo già l'acqua alla vita, quindi un attimo, proprio in pochi secondi l'acqua è venuta giù violentemente, non doveva succedere. Tra 2 settimane dovevamo traslocare nell'altra casa, quindi abbiamo fatto gli scatoloni, abbiamo messo i pallet perché già questa è una zona che quando c'è un po' di acqua un po' entra ovviamente. In caso di stanotte, di ieri, è stata una vera e propria alluvione, però avevamo già le cose sul pallet, però abbiamo perso abbastanza, diciamo tutto, quasi tutto quello che avevamo messo di sotto, in poche parole. Una situazione drammatica. Sì, e anche i mobili sono caduti, tra l'altro. Poi noi abbiamo un ristorante e avevamo tutti i bicchieri nelle cose del ristorante, anche nei mobili, perché non abbiamo magazzino. Quindi va bene, ce la faremo. E oggi alcune scuole del comune di Mondolfo sono rimaste chiuse. Allora siamo in collegamento telefonico con il sindaco Nicola Barbieri proprio per capire quale decisione è stata presa per domani. Sindaco, buonasera. Dunque, qual è la situazione? Buonasera a tutti voi.
E la situazione delle scuole è stata ripristinata, quindi domani riapriranno le tre scuole che erano state chiuse per la giornata di oggi, quindi saranno riaperte regolarmente la scuola media Padibruno, la scuola elementare Fantini e l'infanzia Betti. Ringraziamo i tanti volontari della Protezione Civile, tutti coloro che erano impegnati oggi pomeriggio appunto nelle scuole per ripristinarle e per fare in modo che fossero pronte per domani per i nostri bambini e ragazzi. Avete attivato anche un numero di telefono per le richieste di intervento? Sì, abbiamo attivato un numero per le segnalazioni e le richieste di intervento, e il numero sarà attivo anche nella giornata di domani ed è lo 0721 967697. Gli interventi sulle strade non solo sono proseguiti anche nel corso del pomeriggio, c'è qualche via ancora chiusa al traffico? No, non ci sono vie chiuse al traffico, abbiamo avuto una criticità al sottopasso delle Rane. Stanno continuando le operazioni di pulizia e cercheremo di ripristinare lì la viabilità il prima possibile, e poi domani e nei prossimi giorni continueranno le operazioni appunto di ripristino della viabilità e di pulizia delle strade, anche del ritiro degli ingombranti da parte del gestore del servizio di raccolta differenziata, che farà un servizio porta a porta proprio per ritirare gli ingombranti. L'ha già fatto su diverse vie nella giornata di oggi e continuerà anche domani, da domani mattina presto e quindi nei prossimi giorni. Bene, grazie al sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, e anche AZ SPA ha deciso di attivare un servizio straordinario di raccolta per venire incontro alle necessità dei cittadini che hanno subito l'allagamento di garage, cantine e scantinati e che ora hanno l'urgenza di liberarsi di scatoloni, mobili o di altri oggetti danneggiati dall'acqua e non più recuperabili. Il servizio è rivolto esclusivamente agli utenti colpiti dall'alluvione e residenti nel comune di Fano. AZ mette a disposizione un apposito mezzo per la raccolta di ingombranti e non solo. I cittadini interessati possono chiamare il centralino al numero 0721 83391. Gli stessi verranno poi ricontattati per accordarsi su data e orario del ritiro. Una volta fissato l'appuntamento, gli utenti saranno invitati a posizionare il materiale di fronte alle abitazioni senza ostacolare la circolazione stradale, in modo da essere facilmente raggiunti dal mezzo di AZ adibito al ritiro. L'azienda chiede di separare per quanto possibile i diversi materiali, così da rendere più semplici le operazioni e l'eventuale recupero degli stessi. E sugli allagamenti di Fano Sud, secondo il vice sindaco Cristian Fanesi, le cause non riguarderebbero il Rio Crinaccio, ma i fossi piccoli o chiusi. E a chi ha subito dei danni, Fanesi chiede di conservare le ricevute per gli eventuali risarcimenti da parte dello Stato. C'è stata una pioggia eccezionale. 120 mm di pioggia sono caduti questa notte, concentrati tra le 7 e le 9, e hanno creato un sacco di problemi, soprattutto a Fano Sud, soprattutto a Ponte Sasso e a Marotta ovviamente, ma per il comune di Fano siamo intervenuti in tante realtà, insieme ovviamente coordinati anzi dai Vigili del Fuoco. I volontari della Protezione Civile sono intervenuti su loro indicazione a cercare di dare assistenza alle tantissime persone che hanno avuto scantinati, garage pieni d'acqua, e quindi abbiamo cercato di assistere il più possibile e di assecondare tutte le richieste di appunto intervento, e abbiamo cercato di fare il possibile per stare più vicino alla gente, per dargli una mano in questo momento un po' di difficoltà, perché sono decine e decine le abitazioni interessate,
tantissimi garage, tantissimi seminterrati. In alcuni casi, come Protezione Civile, ci siamo concentrati anche a dare assistenza alla popolazione che in quattro unità abitative almeno non aveva proprio da dormire questa notte, e dunque li abbiamo spostati su delle strutture nostre. In alcuni casi c'erano anche dei minori, quelli che avevano il Green Pass l'abbiamo ospitati presso la struttura della casa di riposo Don Tonucci, dove abbiamo un appartamento vuoto e disponibile per queste cose, e altri invece sono stati mandati al centro di prima accoglienza della Protezione Civile. Abbiamo in tutto ospitato una decina di persone che già questa mattina erano purtroppo nelle loro abitazioni a cercare di recuperare quanto possibile, e mi immagino anche in che situazione anche particolare e delicata. Dopo i lavori che abbiamo fatto, il Rio Crinaccio non ha dato grossi problemi, anzi un po' di acqua sulla statale, poco più, ma era anche capibile vista la situazione globale. Sono previsti interventi per evitare future alluvioni di questo tipo? Allora, prima di tutto occorre dire che invitiamo chi ha subito dei danni a mantenere le ricevute e evidenza del danno in maniera tale che, se lo Stato dovesse riconoscere una qualche forma di rimborso, queste persone potranno accedere. Qui il problema è che l'attraversamento della statale, del centro abitato, l'attraversamento della statale, l'attraversamento ferroviario, che a volte avviene con fossi chiusi o intubati, le cui sezioni sono troppo piccole rispetto all'esigenza, hanno creato grossi danni, e infatti a monte della statale ci sono stati un sacco di allagamenti, come ci sono stati anche da altre parti, ma sicuramente quelli più particolari, quelli più evidenziabili sono a monte della statale, nella località di Ponte Sasso, appunto nella zona cosiddetta dei laghi. I carabinieri di Coridonia hanno arrestato per atti persecutori e tentato omicidio un operaio di 49 anni, nato in Macedonia e da anni residente nella provincia di Macerata. Dopo aver scoperto che la figlia di 19 anni era rimasta incinta, si era presentato con fare minaccioso davanti all'azienda di calzature dove lavora il futuro papà, albanese, già padre e di molti anni più grande della ragazza. A chiamare i militari è stato il titolare dell'azienda, il 49enne, finito in manette, aveva nell'auto una scure da boscaiolo pronta per essere utilizzata contro l'altro uomo. L'ascia, lunga 70 cm e pesante 1,4 kg, era stata acquistata poco prima in un negozio della zona. È stata sequestrata insieme a 5 coltelli da cucina di grosse dimensioni trovati nella sua abitazione durante una perquisizione. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Ancona in attesa dell'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Macerata. A Pesaro invece sono stati condannati 10 gestori di 17 hotel che non versavano la tassa di soggiorno al comune. L'evasione è di circa 300.000 euro. Filippo Pucci. Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Pesaro ha eseguito un'ampia attività sul versamento della cosiddetta tassa di soggiorno per il periodo che va dal 2012 al 2018 da parte di alcune società che hanno gestito delle strutture alberghiere nel comune di Pesaro. Le attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica si sono svolte confrontando le dichiarazioni trimestrali presentate dai gestori e il versamento da loro effettuato al comune di Pesaro. Dagli accertamenti è emerso che 10 soggetti economici, 9 società e una ditta individuale hanno sistematicamente omesso il versamento della tassa di soggiorno relativa a 17 hotel per un ammontare di circa 300.000 euro. Quindi i gestori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria perché, essendo designati alla riscossione del tributo, rivestivano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e per tale motivo le loro condotte hanno integrato la fattispecie di reato di peculato. Inoltre, nei confronti di 3 soggetti denunciati che non avevano proposto alcun piano di rientro del debito tributario nei confronti del comune di Pesaro, è stata avanzata dal pubblico ministero la richiesta del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Accogliendo la proposta, il tribunale ha emesso 2 decreti di sequestro per l'ammontare complessivo di 115.000 euro. Le persone indagate sono state rinviate a giudizio ed è stata inoltrata una segnalazione anche alla Procura regionale della Corte dei Conti di Ancona, visto il danno all'erario di 170.000 euro pari all'imposta non versata nei confronti del comune.
Sono già intervenute alcune sentenze di condanna in primo grado e per alcune posizioni è già stata fissata l'udienza. Il personale della Questura di Ancona insieme al reparto prevenzione crimine di Marche e Umbria ha eseguito dei controlli nelle vicinanze di alcuni supermercati e in particolare nel parcheggio sotterraneo di uno di questi, indicato dai dipendenti dell'esercizio come un luogo di ritrovo di tossici. Durante le verifiche 22 persone sono risultate avere precedenti di polizia e il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha disposto due fogli di via perché si trattava di persone non residenti ad Ancona, spesso trovate in stato di ebbrezza alcolica e già denunciate. Inoltre frequentavano soggetti pluripregiudicati con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio. Senza un'autorizzazione non potranno fare rientro nella città dorica per i prossimi 3 anni. Gli agenti hanno anche individuato un nigeriano irregolare sul territorio nazionale e già aggravato da un provvedimento di espulsione. Lo straniero è stato accompagnato all'ufficio immigrazione e il questore di Ancona ha emesso nei suoi confronti l'ordine di lasciare il territorio nazionale. Ed ora l'aggiornamento sui dati del Covid. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone. Si tratta di un uomo e di una donna di 72 e 89 anni, residenti rispettivamente a San Benedetto del Tronto e Agugliano. E balzo in avanti invece per i nuovi positivi che sono 326, di cui 96 nella provincia di Ancona. Negli ospedali della regione ci sono 2 ricoveri in meno rispetto a ieri, sia in terapia intensiva che in quella semi-intensiva. Ed ora torniamo a parlare del punto vaccinale al Codma di Rosciano che rischia di essere spostato a Marotta per mancanza di volontari. Oggi a far chiarezza è l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Aguzzi che annuncia una riunione prevista per domani nel municipio di Fano. C'è preoccupazione per il destino del punto vaccinale al Codma di Rosciano a Fano. Ieri, dopo alcune indiscrezioni, Forza Italia aveva lanciato l'allarme del possibile trasferimento del Lab in Viale Europa a Marotta a causa della mancanza di volontari, i quali per ben 8 mesi hanno garantito gratuitamente assistenza alla popolazione. Infatti, fino al 1° settembre scorso, sia il CB Club Mattei che una 70ina di associazioni e gruppi comunali della provincia di Pesaro e Urbino hanno gestito le file e gli ingressi dei cittadini per evitare assembramenti all'interno della struttura. Un servizio che oggi viene a mancare provocando disagi ai cittadini, ma che d'altra parte non viene più svolto perché senza un rimborso. Ad intervenire oggi è l'assessore regionale Stefano Aguzzi, che fa subito una distinzione, quella tra i gruppi di protezione civile e le associazioni di volontariato, perché i primi agiscono su indicazioni delle regioni o dello Stato in caso di emergenze. A Fano c'è il gruppo di protezione civile, che è una cosa, e poi c'è il CB Mattei e altri gruppi di volontariato che sono un'altra cosa. Quindi in questo momento, di fronte ai gruppi vaccinali, ai centri vaccinali, non c'è la protezione civile, perché la protezione civile, a causa di questo prolungarsi dell'emergenza, ha terminato ormai da tempo il monte ore che ogni volontario può dare durante l'anno, che fuori da quel monte ore non sarebbero coperti da assicurazioni e quant'altro. Quindi in questo momento, di fronte al centro vaccinale di Fano, ci sono i gruppi di volontariato che ovviamente dovrebbero almeno essere ristorati in parte di quelle che sono le spese anche per gli spostamenti dei singoli volontari, perché se si fa un servizio per protezione civile si utilizzano i mezzi della protezione civile, se si fa un servizio per il volontariato si usano i mezzi privati. E allora non è giusto che una persona che già svolge un'attività di volontariato usufruisca per mesi e mesi e mesi del proprio mezzo senza avere un minimo di ristoro. È una situazione da risolvere, ha proseguito l'assessore, e la regione, ha precisato, ogni anno mette a disposizione dei ristori. Nell'ultima giunta, infatti, in sede di assestamento di bilancio, Aguzzi ha fatto inserire 500.000 euro a favore dei gruppi di volontariato di tutte le Marche. Ma questi soldi non possono essere utilizzati puntualmente per un singolo servizio di un singolo gruppo, perché sarebbe ingiusto verso tutti gli altri gruppi che operano magari in altre situazioni, in altri momenti. Quindi al di là di questi 500.000 euro che comunque arriveranno ai gruppi di volontariato, e diciamo qualcosa, domani c'è una riunione a Fano in comune dove il sindaco Seri ha convocato i sindaci del territorio, parteciperà anche la protezione civile regionale o comunque un rappresentante, diciamo, che possa capire meglio come affrontare questa situazione. E per capire se ci sono le condizioni di ristorare in parte delle spese ai quali sono sottoposti giornalmente i volontari e poter continuare nelle prossime settimane questo tipo di servizio e mantenere a Fano il centro vaccinale, come è giusto che sia.
purtroppo è poco funzionale, soprattutto nei periodi invernali o quando c'è maltempo, perché di fatto non ha una struttura coperta all'esterno. Le persone devono rimanere in auto, fare la fila, perché ha pochi spazi all'interno. Questo è un po' un problema, però il COTMA è assolutamente centrale per quel che riguarda invece il territorio, cioè ci sono i parcheggi, tutti lo conoscono. Spostarlo secondo me sarebbe un errore, dobbiamo fare di tutto per mantenerlo attivo lì. Anche Fano celebra con le scuole la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e lo farà domani nella zona del Pincio a partire dalle ore 8:30. Ogni anno la città di Fano fa questa cosa perché naturalmente la convenzione non è abbastanza conosciuta e abbastanza rispettata. Quest'anno insieme ai bambini del consiglio e alle classi quinte di tutte le scuole della città abbiamo scelto il diritto al gioco. Perché il gioco? Perché il gioco proprio in questa fase di possibilità nuova di riuscire di casa negli spazi pubblici, negli spazi aperti, rappresenta appunto quell'occasione di socialità, di incontrarsi da parte dei bambini che ci sembra fondamentale in questa fase. I bambini del Consiglio stanno lavorando in modo entusiasta per preparare questo evento, sarà al Pincio con una serie di attività più istituzionali ma anche di gioco vero e proprio, ci saranno tanti laboratori, i bambini verranno divisi in aree dedicate a varie attività e poi alla fine ci sarà una marcia verso i passeggi perché il tema di fondo di quest'anno della città dei bambini e del consiglio dei bambini sarà l'ambiente e il recupero degli spazi pubblici a questo fine, quindi alla riqualificazione degli spazi pubblici soprattutto dove i bambini possono giocare. Il Corpo Bandistico di Cartoceto organizza per sabato 20 novembre due appuntamenti dedicati a Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Il primo sarà alle ore 16:30 nella chiesa di Cartoceto per la Santa Messa animata dai brani della banda. A seguire alle 17:30 il concerto in piazza Garibaldi, sempre a Cartoceto, sotto la tensostruttura. L'iniziativa sarà anche l'occasione per il cambio di bacchetta dei maestri che da Mauro Bergami passa ad Andrea Fanesi. L'Alma Juventus Fano invece oggi ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Roberto Cappellacci, a cui verrà affidata la guida tecnica della prima squadra. Il mister verrà presentato alla stampa nei prossimi giorni, intanto oggi la società rivolge al neo allenatore un caloroso benvenuto nella famiglia Granata. E con lo sport chiudiamo qua il nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buona serata.